Bentornati ragazzi sul mio canale. Oggi andiamo a vedere l'impianto, il mega impianto, il primo pezzo completo con 30 kWh di batteria. Ebbene, lo vedrete funzionante. In questo video vedrete funzionare la prima parte, la prima di queste tre parti, di queste tre centrali autonome, ma che saranno anche interconnesse, e vedremo in futuro come. Difatti qui ho già preparato anche due altri relais bistabili da 12 volt 600 ampere, già lo conoscete, uno già montato funzionante, questo è il secondo e il terzo, e qui ci sono gli altri due Elerix che andranno a essere installati sugli altri due pezzi dell'impianto. Qui ragazzi vi introduco questo. Questo è un modulo di controllo a distanza di tutto l'impianto. Ebbene, questo sarà nei prossimi video anche spiegato. Attraverso questo modo avremo la possibilità di connetterci col computer. Voi sapete che nei miei impianti mi piace sempre la sobrietà, la semplicità, quindi vedremo dei metodi particolari, incredibili, saranno novità assolute che vi daranno la possibilità di avere un impianto gigantesco, perché messo insieme questo risulterà essere 90 kWh con tre inverter da 6 kW ciascuno e 15 o 20 kW di pannelli sul tetto. Del resto l'ho chiamato apposta mega impianto. Una cosa che dovete tenere presente è questa, che io non ometto nulla nei miei video. Se qualcosa non vi è chiara è perché da tecnico io vado avanti supponendo che questa sia una cosa semplice, allora magari la salto e magari per voi non lo è. È per quello che esistono i commenti sotto i video dove potete chiedere tutte le cose tecniche, mentre su Messenger potete chiedere ciò che riguarda cose private, personali o i webinar che continuo comunque a fare. Ora, qui descriverò che cosa, quello che avete già visto nella presentazione, in quella che viene chiamata l'immagine iniziale. Ebbene, fra qualche secondo partiremo in quarta perché vedremo l'isolamento di tutto l'impianto, l'installazione e la partenza. Buona visione a tutti e ci vediamo fra qualche secondo. Realizzare le coperture dei busbar ho usato queste canaline quadre che si trovano tranquillamente in commercio, sono quelle che si sfilano, si vanno ad attaccare sul muro, vedete? E ne ho tagliato un pezzo, ovvero della misura del busbar, che è esattamente questo. Dopodiché andrò adesso a verniciarlo di colore nero e vi farò vedere il risultato finale. Questa è la parte inferiore della canalina. Quella diciamo che viene attaccata al muro, perché quella superiore che è più sottile potrà essere utilizzata per un altro scopo, che vedete che è questa che esce. Quindi andremo a coprire anche con questo lato le barre equipotenziali. Vediamo un po' di combinare il tutto. Una volta verniciato il supporto che andrà sui busbar, eccolo qua, finito, nero, e questi saranno tutti i busbar sulle batterie. Poi ho realizzato anche quelli più piccoli, vi ricordate che erano in origine questi, esattamente il coperchio del profilo. Ebbene, li ho verniciati di nero, anche questi. E questo è il risultato finale di quelli più stretti. Questi andrò a posizionarli sulle barre equipotenziali, sia questo nero che l'altro rosso. Una volta realizzato quindi il busbar di plastica, vedete, l'ho verniciato e gli ho fatto anche questo taglio, è un'attacchetta che dovrà far passare la connessione del BMS. A questo punto lo infilo così e questo troverà la sua posizione naturale, vedete? Poi spingo di lato e alla fine si incastrerà perfettamente nel busbar. Guardate qua, lo faccio vedere anche da una posizione diversa. Si è andato a posizionare perfettamente a proteggere la barra nelle batterie. Andiamo avanti per proteggere tutte le altre barre metalliche. Ed ecco ragazzi la panoramica dei busbar di plastica che proteggono quelli sottostanti di metallo. Queste sono le canaline tagliate, anche qua vedete dove c'è il giro. Sono state poi verniciate di nero. Saranno posizionati dei tappi nella zona estreme destra e sinistra e
E qui anche polo positivo e negativo sono stati lavorati in modo da seguire. Guardate, il negativo, ad esempio, è stato piegato, l'ho piegato a caldo e l'ho infilato in modo che il polo è totalmente protetto, vedete? E il polo positivo piegato all'insù con un foro e dopo metterò una protezione anche sul bullone, sia da questo lato che da questo. Per quanto riguarda le barre equipotenziali, sono all'interno di questa scatola dove agirò ancora per mettere una protezione fra le due e poi all'esterno ho messo dei gommini nella parte sottostante e li posizionerò anche nella parte sovrastante. Praticamente tutte le batterie, se vi cade un cacciavite o una chiave inglese, a questo punto hanno una protezione totale. Un lavoro economicissimo perché tutti questi bar di plastica nella sua totalità, comprati nei supermercati, voi lo sapete, tipo i posti che vendono brico, ebbene ho speso 5 euro in totale. Non ditemi nei messaggi come mai non hai messo i busbar anche su quelle sotto il plexiglass, se no vi rispondo con lo smile. Eh? Ovviamente, ragazzi, sotto il plexiglass è già protetto dal plexiglass, quindi è impossibile che un oggetto metallico vada a cadere esattamente su questi busbar protetti. Allora, avete visto un po' di inventiva con le canaline, quelle che si usano per fare diversi lavori dove passano i cavi elettrici e quant'altro, poca spesa, tanta resa, perché entrano perfettamente nei busbar. E si incastrano. Ho fatto il taglietto e quindi sono protetti. Lì se cade una chiave metallica non succede niente. È tutto protetto. Ho lasciato fuori lo shunt e il relé bistabile. Questo perché? È semplice, perché quello è tutto negativo. Non ci sono connessioni positive. Quindi un cortocircuito lì non è possibile. E allora l'ho lasciato perché a fronte magari di grandi impegni in termini di watt, cioè di grandi assorbimenti, se ci fosse un po' di temperatura che debba dissipare, ebbene, lasciando libero lo shunt, che è quello che ogni tanto diventa tiepido, andremo a dissipare anche questa temperatura in eccesso. Adesso proseguiamo perché io, prima di finire l'impianto e installare tutte le protezioni, voglio fare una cosiddetta preaccensione, cioè andiamo ad accendere, vediamo se tutto funziona, se le temperature di tutto questo impianto con un assorbimento buono, intorno ai 3-4 kW, vediamo che cosa succede e che temperature abbiamo in tutte le varie parti di questa prima fetta dell'impianto, in questi 30 kWh, con l'inverter da 6 kW. Buona visione. Ragazzi, siamo a 3,7 kW del bestione arancione. E con la pistola termica andiamo a misurare tutte le temperature che ci sono nell'impianto. Questo è lo shunt con il relè bistabile. Ecco che lo shunt è a 22,7. Invece abbiamo visto il relè bistabile, l'ingresso è 18,4 e anche in uscita 18,6. Vediamo adesso il fusibile. 19,8 il fusibile, no, 20, siamo a 26, 28, 21, ecco, se andiamo a centrarlo bene, circa 21 gradi. Vi ricordo che sono centigradi, non sono Fahrenheit come alcuni scrivevano sul canale, eh? 21 gradi centigradi, la barra, l'ingresso del fusibile è sempre a 21 e scende nella zona sottostante. Guardiamo la barra della batteria positiva. 17,2. Cioè, ragazzi, è tutto veramente veramente freddo. Guardiamo le barre in uscita, quindi verso l'inverter. Siamo a 17 polo positivo e idem polo negativo. Fantastico.
anche i cavi ovviamente sono intorno ai 20 gradi. Guardiamo la connessione dell'inverter, quindi qua sotto polo negativo 18, il polo positivo, vedete, idem 18 gradi. Guardiamo adesso i componenti che abbiamo installato, ovvero i cavettini di connessione, tutti freddissimi 16,4, che è la temperatura ambiente in questo luogo idealissimo per le FECO4, e anche i vari connettori abbiamo le stesse temperature. L'Elerix ovviamente anch'esso rispetta le stesse temperature, addirittura qua è sceso un attimino, l'ambiente qui è tra i 15 e i 16, ottimo. E le barre delle batterie, ovvero i busbar, sono a 15,7 come l'Elerix, vedete queste due non coperte. E ci infiliamo anche, visto che non ho ancora messo i tappi, l'avete capito, li metterò sulle barre, vedete, sono 15,2, insomma la temperatura ambiente è questa, siamo sui 15 gradi e come vedete il laser non sbaglia. Abbiamo quindi tutto l'impianto freddo, l'avete visto anche nello shunt, che è il punto più caldo sui 22 gradi, e questo è un 500 ampere, eh? Quindi tutto l'impianto è veramente, veramente freddo, e come avete visto oramai tutto ben coibentato, mancano ancora dei dettagli che vedrete più avanti. Adesso andrò a isolare tutte le varie parti che sono un po' qua e un po' là nell'impianto, quindi le connessioni, avete visto anche l'attacco primario del terminale del polo positivo. Ebbene, vediamo un attimo tutto questo isolamento, dopodiché l'impianto è completamente protetto e vedremo ulteriori dettagli. Ed ecco, finalmente tutti i punti scoperti sono stati isolati. Vedete qua il polo positivo, qui è all'interno di questa scatola. Abbiamo anche un isolamento sulla zona inferiore, poi abbiamo i busbar positivi e negativi, sono tutte le connessioni. Adesso nel qual caso debba caderci un cacciavite non avremo nessun cortocircuito. È una cosa alla fine che non è stata complessa. E ho lasciato libero questo perché questo è tutto polo negativo e quindi alla fine diventa anche superfluo andare a ricoprirlo. Preferisco lasciare a relè bistabile un po' di dissipazione. Bene ragazzi, adesso ho praticamente terminato l'impianto. Nelle prossime immagini lo vedrete funzionante, non ci sarà la descrizione di tutti i componenti, l'installazione eccetera, perché per questo ci vorrà un video molto lungo che sommato a questo avremo sforato le 2 ore. Quindi ragazzi, vedrete adesso tutto l'impianto funzionante, bello, perfetto, tutti i componenti che ho aggiunto, ma tutta l'installazione di questi lo vedremo in uno dei prossimi video. Andiamo avanti e spero veramente vi piaccia, perché c'è stato tanto impegno in questo. Buona visione. Qui ragazzi vedete l'impianto al completo, impianto finito, l'impianto funzionante. Partendo dal fondo, poi vedete il cervello, vedete tutta la copertura delle barre, dei busbar. Qui vedete gli interruttori, start e stop. Qui vedete il relè bistabile, è stato connesso con lo shunt. Abbiamo il fusibile, abbiamo tutti i cavi e sono stati ovviamente legati perché è fondamentale. E qui ci spostiamo al centro dove c'è il cervello. Vedete ragazzi che ho connesso tutto su queste barre qui, potenziale positiva,
Vi faccio vedere proprio tutti i dettagli, ragazzi. Su questo canale non si omette nulla e dovete riuscire a fare il vostro impianto. Questi sono due display che misurano la tensione. Quello a sinistra è quello che misura la cella più bassa e questo la cella più alta. Qui vedete tutti i cavi che avete visto precedentemente col Bluetooth, con i due equalizzatori attivi, col QCC che sta funzionando. Tutto protetto, lo vedete, sia il lato destro che il lato sinistro. Qui vedete anche la connessione attraverso positivo e negativo che alimenta la bobina che andrà a sganciare il fotovoltaico. Ebbene ragazzi, adesso procederemo all'accensione dell'impianto attraverso i due interruttori. Guardate poi i display che segneranno le celle, la più bassa e la più alta. Accensione. Vediamo l'Elerix che si accende, fa il suo test e funziona. La cella più bassa e la cella più alta, 320, 327. Chiaramente questi display non sono ultra costosi e di qualità e quindi non sono precisi, ma la cosa importante è che ci diano un'idea visiva istantanea del funzionamento. Qui vedete l'Elerix che lampeggia in rosso e in blu per misurare la cella più bassa e la cella più alta. Sta funzionando tutto. Questi sono i relè della Finder che spiegherò nel prossimo video. E tutte le connessioni. Ragazzi, questo è un impianto, devo essere onesto, non facile. Però come sapete sul mio canale sono partito progressivamente con la 12 volt, poi abbiamo fatto la 48, il BMS della Daily, adesso usiamo l'Elerix proprio perché gradualmente voglio insegnare a tutti a produrre la propria corrente. Questo è l'impianto nella sua totalità. È una soddisfazione, ragazzi. Questo è uno dei tre che farò e di cui poi vedremo tutte le connessioni per andare a sfruttare al massimo tutta l'energia accumulata partendo dal tetto, partendo dai pannelli fotovoltaici e riempiendo queste meravigliose batterie dell'azienda della quale ormai mi fido e ha veramente prodotti eccezionali. Ovviamente c'è il link sotto al video. Chiudiamo sul cervello, sull'Elerix. Ragazzi, immagino le vostre facce, voi tutti appassionati di questi impianti che stanno diventando sempre più significativi e anche, insomma, imponenti, perché qua c'è tanta roba sul piatto. E spero vi sia piaciuto. Come dicevo prima, la prossima volta vedremo proprio tutta la componentistica installata e come va installato. Non è una cosa semplicissima, ecco perché, come dicevo, sono andato avanti a step graduali e saliremo sempre di più verso impianti significativi e importanti. L'importante è andare per gradi, quindi partite con cose semplici per poi arrivare alle cose più complesse. L'impianto è, non perché è mio, ma è bellissimo, cioè, mi piace tantissimo, potente, cioè abbiamo autonomia e sono oramai diversi giorni che l'ho terminato, quindi sono off-grid. Finalmente io perdo l'off-grid e lo riacquisto in funzione del monta e smonta. Ragazzi, spero questo video sia stato interessante. Questa era proprio la partenza della prima fetta di questa sostanza. E vi rinnovo un grazie per i video che guardate sul mio canale. Se volete iscrivetevi e ci vediamo al prossimo. Buona visione.